suo nuovo pilota, è un binomio che si è formato quest'anno. Pronti per la prima delle manche della finale per la medaglia d'oro. Qui abbiamo Vicky Arancione per Tristan Bangma e John Mulder. Medaglia d'argento nel chilometro da fermo, bronzo l'anno scorso ad Apeldoorn nella velocità. E opposti a loro i campioni in carica della velocità, due ore consecutivi per Neil Facci e Peter Mitchell, oltre ai tre consecutivi con quello di Montichiari nel chilometro. Sono gli assoluti dominatori del tandem della categoria B. Gran bella finale questa. Abbiamo visto stamani prestazioni di altissimo livello da parte di entrambe le formazioni, quindi siamo sicuri che sarà una finale ad alto tasso di spettacolarità. Partiti intanto per le solite fasi di tattica, di studio. E qui è molto importante non sbagliare nulla in queste finali, perché comunque, come ho detto prima, anche le forze cominciano insomma a essere limitate, perché da questa mattina che sprintano 200 metri e varie competizioni uno contro l'altro, e quindi ogni sforzo che tu compi in più è un grande problema poi per la finale. Comando sempre Bangma e Mulder, che nei quarti di finale hanno sconfitto l'equipaggio australiano per 2-0, l'equipaggio formato appunto l'equipaggio australiano, e poi nella semifinale hanno battuto Quartolareo ed Escudero Raimondes sempre per 2-0, mentre appunto, come detto prima, Facci e Mitchell hanno sconfitto in un derby britannico Ball e McLean. Si temono molto questi due equipaggi, si stanno studiando oltre il dovuto, perché in genere sono più dinamici nel compiere i sei giri, ma nessuno vuole fare la prima mossa. Esatto, sembra quasi appunto un duello stile western. Sì, perché in genere soprattutto nelle finali dove gli equipaggi sono molto simili come potenza, come velocità, in genere chi parte per primo potrebbe anche essere penalizzato. Ovviamente, perché chi sta dietro potrebbe sfruttare la scia per operare il sorpasso. Ancora poco più di tre giri al termine, si controllano le due coppie. John Mulder che si volta a controllare la posizione di Facci e Mitchell. Tengono l'interno gli olandesi, stanno a qualche metro di distanza i britannici. Un grande tatticismo, siamo a tre giri al termine, ora inizia ad aumentare il ritmo, che se siamo ancora nelle fasi iniziali, comunque a poco più di 600 metri dall'arrivo la velocità aumenta, spostano sull'esterno i britannici per la balaustra per lanciarsi e partono proprio all'attacco. Facci e Mitchell decisi, due giri dalla fine hanno sorpassato facilmente la coppia olandese, che cerca però la rimonta.
Attenzione, si rifanno sotto Bangma e Mulder. Ultimo giro. Checkano il conto a sorpasso. Bangma e Mulder. Ma resistono, resistono. Mitchell. Ancora, ultima curva. Fakir Mitchell al comando, all'interno. E sono Fakir Mitchell a portarsi sull'1-0. Grande finale. Grandissima finale, grandissima potenza e padronanza della competizione per gli inglesi. Vediamo il tandem proprio nella sua espressione più pura, migliore. Più pura. La tattica per i primi tre giri abbondanti e poi tutta la potenza sprigionata. Il tandem inglese sembra essere molto sicuro dei propri mezzi e ha affrontato proprio... ha dato insomma l'attacco a due giri dalla fine, sicuro di non essere più risaltato dall'avversario, quindi grande determinazione e grande personalità di questo tandem. Ed ecco, mentre ora appunto le coppie impegnate in gara si prendono qualche minuto di riposo prima della seconda manche, noi possiamo, con le immagini della regia di Roberto Valdata, fare un salto indietro e andare a vedere le finali della velocità a squadre con Mulder per l'Olanda. Sono arrivati rispettivamente primi e secondi anche nella finale del chilometro d'affermo disputata ieri. Terzo posto sempre l'Olanda con Stephen De Vries e Patrick Bos. Sicuramente facile a Mitchell dopo appunto l'1-0 della prima manche. Sono i favoriti. È un tandem molto, molto forte questo inglese, che sono ben allenati e ben in sintonia, sono molti anni che si frequentano, che pedalano insieme, quindi sicuramente questo è un vantaggio per loro. La Bretagna che punta con loro a conquistare sua ottava medaglia d'oro di questi mondiali. Partono davanti Fasci e Mitchell. E stamani nelle qualificazioni hanno infranto il muro dei 10 secondi. La differenza di fisico degli inglesi tra il pilota e il non vedente è incredibile. Sì, infatti la vediamo anche in questa inquadratura larga. La corporatura possente di Mitchell più basso. Decisamente facili, ma si tratta di due grandissimi campioni della pista. Qui si stanno giocando un oro e una maglia di campione del mondo, quindi potete immaginare la tensione che hanno questi quattro atleti. Fasi di studio incredibile. Di fronte appunto anche un atleta esperto come Facci, dall'altra parte un giovane come Bangma, 18 anni compiuti lo scorso ottobre. Davanti a sé ha una carriera assolutamente importante, ed essere già a giocarsi una maglia di campione del mondo credo che per lui sia una soddisfazione incredibile. Saranno di sicuro queste coppie protagoniste delle Paralimpiadi di Rio. Ricordiamo il programma nel primi 15 giorni di settembre. L'Olanda comincia a alzare il ritmo, si sposta in alto per acquistare un po' di velocità, ma rispondono subito i due inglesi che cercano di tenerli alti e distanti. Aumenta il ritmo degli inglesi.
cercano di rifarsi sotto gli olandesi. Ora i britannici davanti, due giri al termine. Partiti gli olandesi. Lanciata la volata, Bangma e Mulder cercano il sorpasso all'esterno. Adesso in curva, ce la fanno, si portano davanti e chiudono la traiettoria. Ultimo giro, vediamo se ci sarà la reazione di Fakir Mitchell. Degli olandesi. Ma sono davanti Bangma e Mulder, attenzione, il ritorno di Fakir Mitchell. Vediamo se ce la fanno. Incredibile, ce la fanno. Ce la fanno. Fakir Mitchell, campioni del mondo, che rimonta incredibile. Che potenza che rimonta, simile a quello della velocità olimpica e gli ha preceduti prima, veramente impressionante la potenza di questi due atleti sicuri. Vediamo l'esultanza. Hanno quasi lasciato che gli olandesi li passassero per dargli un, come posso dire, una capacità di dargli l'impressione di essere ancora più forti loro. Hanno accettato il guanto di sfida degli olandesi e gli hanno dato il tutto per tutto, meglio di così non potevano fare. Quasi 68 km orari di media sui 200 metri cronometrati. Vediamo qui l'attacco di Bangma e Mulder e invece la rimonta, vediamo, proprio per qualche centimetro, proprio la vittoria di Fakir e Mitchell. Ottava medaglia d'oro per la Gran Bretagna, è stata l'ultima anche medaglia d'oro di questi mondiali di ciclismo su pista paralimpico di Montichiari. Rivediamo il podio: oro e bronzo per la Gran Bretagna, argento per l'Olanda. Gran Bretagna che anche oggi appunto ha portato a casa due medaglie d'oro dopo quella della velocità a squadre. Intanto possiamo, Fabrizio, fare un bilancio di questi campionati mondiali con la Gran Bretagna che ha dominato, è la nazione più forte della pista, ha vinto il duello con la Cina. Ma sicuramente è stato un grandissimo duello. Gli inglesi sono estremamente preparati per le competizioni su pista, i cinesi stanno affrontando un anno olimpico incredibile. Sono contento che l'Italia è riuscito a conquistare una medaglia con Fabio Nobile. L'avevamo detto dal primo giorno, noi italiani non eravamo protagonisti in questi campionati del mondo, perché l'Italia sta facendo un cambio generazionale. Il prossimo evento importante saranno proprio le Paralimpiadi Rio de Janeiro, passando per un calendario di gare estive con Coppe del Mondo e altre gare che saranno anche disputate in Italia. E sicuramente però Sport vi mostrerà le Paralimpiadi di Rio, lo spettacolo. Scusa se interrompo, impressionante come piccolo il pilota inglese campione del mondo, ma esatto, chissà che potenza praticamente ha questo ragazzo. C'è una differenza di almeno 20 centimetri, così sembra il portachiavi del pilota. Però una coppia affiatatissima e potente che ha conquistato la medaglia d'oro, questo è il bronzo potente invece per i loro connazionali, Paul e McLean. Ed ecco qui gli olandesi, Bangma e Mulder, una grande coppia che nel futuro si sentirà parlare molto di loro. Sì, lo dicevamo prima, Tristan Bangma, classe 1997, davanti a sé ancora una lunghissima carriera, per ora ha conquistato due medaglie di argento qui a Montichiari. Ecco qua Neil Fetchy e Peter Mitchell, campioni del mondo che si confermano ancora una volta nella velocità, come l'anno scorso ad Apeldoorn e come due anni fa ad Aguascalientes. Hanno fatto doppietta velocità e chilometro.
sono due puri specialisti della, della velocità. E a Rio dovranno difendere anche il titolo paralimpico del chilometro conquistato a Londra. Tra poco sentiremo l'inno inglese. God Save the Queen, lo dicevamo per l'ottava volta, la Gran Bretagna regina di questi Flower mondiali. By Mauro Valentini, presidente of organizing, ecco qua le fasi della 2016. Finale vinta proprio di potenza pura da Facci e Mitchell all'ultimo metro praticamente. Sono riusciti a sovravanzare Bangoma e Mulder. È stato freddo il pilota inglese in questa fase, eh? Veramente freddo. Vediamo qui l'arrivo, proprio questione di centimetri. E l'esultanza di Neil Fetchy. God Save the Queen per Fetchy e Mitchell. Grazie Queen, va in archivio questa edizione 2016 dei campionati mondiali su pista di ciclismo paralimpico. Possiamo dire per l'Italia un nuovo inizio con la medaglia d'argento di Fabio Nobile nello scratch categoria C1, 2 e 3. Da Montichiari è tutto, l'appuntamento con il ciclismo paralimpico su pista sarà a Rio per le Paralimpiadi.